nuova puntata di Agricultura, una trasmissione che è un contenitore di cultura e di informazione, in quanto partendo dall'importanza dell'olio calabrese, dalla qualità, dalla produzione, tende ad allargarsi coinvolgendo altre realtà e creando quindi una sinergia preziosa. Siamo nel centro storico di Rende. Tra poco capiremo il perché e oggi tratteremo un argomento molto particolare, affascinante, suggestivo: perché parleremo della storia dell'olio calabrese. Quindi un viaggio nel tempo, lontano, ma fin dove? Fino al monachesimo italo-greco e quindi ai monaci cosiddetti basiliani. Avremo il professore Eraldo Rizzuti che ci parlerà di tutto ciò, andremo in una località nei dintorni di Rende, località Vennarello e cominciamo questa arricchente puntata con i saluti del dottore Massimino Maiocchi, presidente del consorzio Olio di Calabria IGP che ogni giorno lavora per impreziosire di volta in volta ogni puntata di questa brillante trasmissione. È l'inizio di questa nuova stagione televisiva e partiamo da quella che è la storia, la storia di tutto quello che noi sotto e sosteniamo in questi anni delle origini e se non parliamo proprio e non lo vediamo diciamo in modo diretto cosa è la nostra storia la nostra cultura il nostro fare olio e noi di questo credo che dobbiamo ringraziare tantissimo quello che era l'inizio del monachesimo all'inizio del primo millennio la presenza ecco, dei basiliani, per poi parlare anche dei benedettini, ma ci soffermiamo ai basiliani perché è da lì che parte l'evoluzione, la modernizzazione della coltivazione dell'ulivo e la sua trasformazione. Ecco con queste immagini che oggi noi abbiamo, e ringrazio anche il professore Rizzuti di, della sua presenza e per. E le attende ricerche che lui ha svolto sul territorio di questa presenza importante per noi e per il nostro settore. Perché quando parliamo, ecco, come dicevo, di olio, abbiamo sempre sostenuto il valore di questo prodotto, il valore non solo un valore formale e commerciale, ma un valore naturale e salutistico che ci ha accompagnato nei secoli e continua ad accompagnarci e a preservarci da tante patologie. E questo noi lo vediamo e lo dobbiamo vedere dalla storia. E con la storia vogliamo ecco, mandare anche un messaggio di come la Calabria ha al suo interno la cultura dell'olio e dell'olio di qualità, dell'importanza e della coscienza di avere un prodotto di qualità, un prodotto che deve trasmettere al consumatore e dargli la sicurezza di un prodotto salutistico, un prodotto che tutti ci avviciniamo appunto sapendo che diciamo tra virgolette un farmaco. Per cui oggi con queste immagini, con queste eh, sottolineature del professore Tizzuto, iniziamo questo percorso di storia della nostra, della nostra olivicoltura e del valore di essa che è per tutta la Calabria, di questa Calabria bella, di questa Calabria che lavora, di questa Calabria che si impegna, di questa Calabria che si sforza quotidianamente a dare il meglio di se stesso e a dare le cose più belle, le cose più significative per tutti noi. Assolutamente sì, infatti a noi questo indirizzo storico ci piace tanto, perché prima noi abbiamo citato questi monaci basiliani che sono collegati alla produzione dell'olio d'oliva, appunto, l'olio calabrese trae origine da tutto ciò e la Calabria infatti è stata una regione insieme al Salento prediletta per l'arrivo di questi monaci basiliani, per questo monachesimo italo-greco che rappresenta l'essenza, la profondità dell'anima bizantina. Io prima ho detto che questa trasmissione si sta aprendo ad altre realtà, in questo caso la storia e come dice lei bisogna preservare questo patrimonio. Infatti tra poco andremo in località Vennarello insieme al professore Rizzuti e, e quindi grazie a questa trasmissione facciamo conoscere, come lei ha detto, la storia della nostra terra. Sì, il significato di quello che è la nostra terra, le nostre produzioni, il nostro fare bene, il nostro fare veramente con eh, sentimento le cose e farle bene e fare sempre al salvaguardia della qualità. E i basiliani ci hanno insegnato proprio questo. Coltivare bene, trasformare bene. Dai basiliani è iniziato tutto il percorso della trasformazione moderna delle olive. I frandoi, I frandoi, quando loro si insediavano su quel territorio e avevano le grotte, e facevano la trasformazione e la conservazione delle grotte per determinati motivi. Perché le grotte? preservavano con le loro temperature costanti, preservavano quella che era la, la qualità dell'olio nel tempo. E sono tutte queste cose che io adesso dico così senza entrare nel particolare perché sicuramente il professore Rizzuti entrerà in determinati particolari e in determinati dati storici che confermano queste cose e la trasmissione vuole essere proprio quella che dà la certezza di ciò che diciamo e che sosteniamo da più tempo e la storia ci ha tramandato e ci dà le conferme. Sono con il professore Eraldo Rizzuti, geologo già professore presso gli istituti superiori e autore di diversi libri. Non siamo presso gli studi di Ten, ma siamo nei dintorni di Rende, in località Vennarello. Eh, non distante dal torrente Emoli. Ecco, professore, quanto è importante questo posto? Perché già la toponomastica e l'etimologia ci dicono molto. È importante da un punto di vista storico, culturale, sociale, perché in questa zona si intrecciano tutte le culture, dal paganesimo al cristianesimo, al basiliano e di nuovo al cristianesimo fermo un attimo proprio per dire che ehm, ecco, scorreranno delle immagini in quanto lei eh, qualche anno fa si è impegnato in prima persona per ripulire questo posto. Oggi invece è difficile ecco, vedere cosa c'era un tempo, quindi non si capisce bene di che stiamo parlando, perciò noi faremo girare questa immagine in cui il tutto era stato ripulito. C'è un sito di una grandezza importante, fondamentale, che sicuramente deve entrare anche nel cammino basiliano, perché qui c'è una chiesa, questi, eh, questa vegetazione protegge quello che è rimasto, perché, perché ci sono rimasti dei muri perimetrali di un metro di altezza, con una eh, diciamo, caratteristica di questa chiesa tipica del patirimo di Rossano quindi tipicamente basiliana e quindi qui dobbiamo pensare che dopo il 590, quindi dopo la guerra gotica, dopo che Giustiniano ecco, ha conquistato diciamo, l'Italia meridionale e aveva eh, eh, così eh, 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 i monaci basiliani trovarono un luogo ideale per venire a spostarsi in questi luoghi, questo è un luogo anche la parola stessa ce lo dice emole, emole dal latino significa e significa macinare, significa produrre, perché questo era un luogo che produceva moltissimo e si vede anche adesso, ecco, l'acqua eh, non mancava perché delle emoli, però qui macinare perché qui c'erano cinque muline ad acqua. Adesso sono stati in parte distrutti, però nella località Curti c'è ancora rimasto qualche, eh, qualche segno, ma ecco, sì, questo era significativo perché immaginiamo per un momento in questo luogo così bello, ce l'immaginiamo ecco così eh, con una eh, visione di mille anni fa. Che cosa doveva essere questo? Doveva essere giustamente un giardino, anche perché la produzione era una produzione che doveva essere stagionale, quindi qui si produceva tutto, il grano, il vino e l'olio. Dimentichiamo questo che è fondamentale. I basiliani erano innamorati dell'olivo e la caratteristica fondamentale è proprio questa, dell'olivo e della vite. E se pensiamo a questo, anche noi oggi che produciamo per esempio un olio di ottima qualità, come la dolce di Rossano, la corolea, eccetera, erano tutte frutto ecco, di, questo, di questo movimento religioso che non è venuto qui, per conquistare o per prendere. Forse è l'unico esempio che abbiamo nella storia della Calabria dove un movimento religioso è venuto qui per dare e non per prendere, perché dopo la guerra grottica sono venuti qui per costruire, ricostruire il tessuto sociale, perché una guerra che era durata 50 anni aveva distrutto tutto. Loro costruirono, costruirono eh, chiese, costruirono scuole, educarono i figli alla, a leggere e a scrivere e a lavorare la terra, l'agricoltura. Per loro era fondamentale ecco, edu educare perché, perché dalla terra ne traevano poi la regola stessa basiliana, lo dice: no? vita in comune, ecco, ecco, la, 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 eh, la, la preghiera, la vita in comune e il lavoro. Quindi, questa era, un da, era, era una, una cosa che. Vedere come sono ridotto oggi a queste cose è una cosa che stringe molto il cuore. Io sono un po' anche, voglio dire, come sperando che qualcuno che veda questa, questa trasmissione così, diciamo. Eh, voluta fortemente, anche voluta per ritornare alla terra perché dobbiamo ritornare alla terra e speriamo che questo si recuperi anche la bellezza ecco, del giardino del, dell'Eboli. Ma io lo feci pulire perché iniziai un po' ad interessarmi di queste cose. Non nascondo che iniziai questo lavoro attratto anche dalla, dalla figura di Gioacchino da Fiore, perché è stato a Rente Gioacchino da Fiora a predicare in queste zone, perché la fonte caudioso è da queste parti, tra San Fili e, e Rente, e lui eh, venne anche a predicare nel bosco di Buchito, Buchito dovremmo intendere bucita, ecco, che in effetti era tenimento di Rente. Assolutamente sì, e noi infatti concludiamo questa gita fuori porta, ma continueremo a parlare di olio e di quanto è importante anche perché Ippocrate lo definiva grande guaritore e Omero nell'Odissea e nell'Iliade liquido d'oro, quindi noi continueremo a parlarne, ma ci spostiamo e andremo dove? A... O a Rende o a Costantinopoli che è il luogo è la stessa eh, devozione e il culto alla Madonna perché a c'è la Madonna di Costantinopoli? Costantinopoli dall'Oriente, l'hanno portati qui i Basiliani ne parleremo tra pochissimo, proprio sul luogo. Grazie professore. E rieccoci con il professore Rizzuti. Siamo a Rende nel centro storico, nel santuario di Santa Maria di Costantinopoli. La tradizione orale ci riporta che eh, in seguito alla peste del 1656 i rendesi acquistarono questa statua della Madonna che si venerava a San Fili. Infatti sì, non si venerava a San Fili, era... Una, la statua che, secondo i dati anche degli storici, era conservata ecco, nel monastero di San Pietro e Paolo, che è stato distrutto dal terremoto, poi addirittura eh, il materiale della chiesa eh, si dice che fu eh, diciamo, eh, prelevato dai gli archi, di, di cittadini di Arcavacata per costruire anche le case e i, i contadini anche di San Fili ecco, presero questa statua della Madonna e la portarono a San Fili poi in occasione della peste le famiglie eh, di Rente, di e altre eh, acquistarono questa statua per ecco, chiedere grazie alla Madonna di far cessare, di far cessare la peste, il quadro il quadro, ecco, eh, la statua è qui eh, ed è meravigliosa ed è, ecco, va sotto il nome di Costantinopoli perché è legata alla chiesa che abbiamo visto, eh, bizantina, ecco, all'origine greca, che eh, abbiamo visto nella località di Venerello. A Venerello, infatti, è presente queste, questi ruderi che danno una testimonianza come si sia passato dalla, eh, diciamo con l'avvento uh, del, eh, della conquista di Giustiniano dell'Italia meridionale ecco, i basiliani si spostarono in Calabria e vennero in grande, in grande eh, diciamo, numero e, e, e l'abbiamo già anche detto prima si innamorarono dico, del territorio dell'Ulivo e della vite Oggi poi vennero i, i musulmani ecco, e distrussero, distrussero tutto oggi Dobbiamo dire grazie anche al Consorzio Olio d'Oliva eh, dell'IPG Calabria ecco, e quindi Presidente, al Presidente Magliocchi, perché con queste ecco, con questa, eh, eh, trasmissioni, eh, questa divulgazione anche di queste notizie possiamo recuperare quello tempo perduto, possiamo recuperare qual era la vera vocazione, che è la vocazione della Calabria, non a caso. La Calabria e, la, e, il, e, il, e il Salento sono le regioni dove si produce più olio, eh, dove in effetti i basiliani avevano costruito i frantoi ipogei, che è stato fondamentale. Perché? Perché siccome vivevano nelle lauree, quindi nelle caverne, avevano sperimentato che eh, aprendo una volta creando una, una situazione diciamo un'apertura si creava una temperatura ideale di 15-18 gradi capace di far staccare l'olio ecco, dall'olivo e veniva un olio di altissima qualità perché perché non era riscaldato, perché era un olio naturale, quindi veniva proprio naturale, era un olio bellissimo. Questo è fondamentale, recuperare oggi questo, perché significa ecco, recuperare quel patrimonio, perché ognuno ha un patrimonio. Noi abbiamo questo patrimonio naturale che è bellissimo e di questo dobbiamo ringraziare ecco, tutti coloro i quali che ci consentono di, di poter ecco, uh, uh, recuperare questa nostra storia, tradizione, memoria. E al santuario abbiamo incontrato una figura molto importante in questo nostro viaggio alla riscoperta del passato. Sono infatti con Don Giacomo che all'Unical, Università della Calabria, si occupa di turismo sacro. E Don Giacomo, lei è ferrato su, su questa storia, su questi argomenti. E noi abbiamo parlato di importanza dei monaci basiliani collegati all'olio d'oliva, che è il fulcro ecco, centrale di questa nostra puntata. Ma eh, mi vuole dire qualcosa in più, per favore, sullo sviluppo del monachesimo italo-greco qui in Calabria? Certamente. Il monachesimo costituisce una matrice culturale importantissima. Il turismo religioso in Calabria. I monaci italo-greci si sono stabiliti in Calabria perché era un territorio che si prestava molto all'eremitaggio, ma anche si prestava eh, per essere eh, in qualche modo dissodato no? e, e coltivato. E allora questi monaci eh, che si sono rifugiati qui in Calabria. In una serie di ondate migratorie, se parla, si parla addirittura di tre ondate migratorie, si sono stabiliti in, diversi, in diverse zone. La zona più importante è il Mercurion, nord della Calabria, e quindi anche il territorio rendese sarà stato sicuramente toccato no? da questi insediamenti di eremiti che poi hanno costituito dei monasteri. E insieme ai monasteri hanno costituito per così dire le grange, cioè a dire eh, dei luoghi dove poter coltivare eh, e quindi produrre anche eh, per il sostentamento. Hanno costituito chiaramente non solo una ricchezza religiosa ma anche economica e culturale. Allora, qui nella zona di Rende, certamente il titolo Madonna di Costantinopoli richiama un sito abitato da questi monaci. Ecco, lo studio eh, fatto da qualcuno come Eraldo Rizzuti, individuando un sito specifico, dice chiaramente che non è soltanto di tipo devozionale eh, questo sito religioso, la Madonna di Costantinopoli, ma anche ha un riferimento storico importante. A maggior ragione, proprio in virtù di questa storia, di ciò che noi abbiamo raccontato, noi siamo appunto nel santuario di Santa Maria di Costantinopoli qui a Rende Paese. Ma come potremmo valorizzare tutto ciò che noi abbiamo raccontato in questa trasmissione? Ecco, anche dal punto di vista eh, artistico andrebbe valorizzato il culto della Madonna del, di Costantinopoli, riscoprendo per l'appunto le radici stesse del culto. Noi abbiamo un'immagine devozionale, cosiddetta la macchietta della Madonna di Costantinopoli, abbiamo la statua processionale. Sarebbe bello e importante anche eh, riavere un'icona no? della Madonna di Costantinopoli così come era prima, per avere un riferimento e una riscoperta delle radici stesse della tradizione storico-culturale di questo culto, nell'intento di valorizzare non solo la Chiesa, ma anche il territorio e lo stesso borgo di Rende. Grazie a Don Giacomo per il tempo prezioso che ci ha dedicato, per la disponibilità. Speriamo di rivederla presto e raccontare ancora di più queste cose poco conosciute. Grazie. Grazie a tutti voi. Allora, questo dipinto è fondamentale, lei si chiamata qui a Rente la macchietta, perché è una cheropita in termini non fatto da mani di uomo perché si, si, si dice che sia stata diciamo, fatta dipinta da un angelo oppure da San Luca stesso che vediamo qui ecco, che ha in mano proprio il quadro della macchietta San Luca stesso. E quindi è fondamentale ma un'altra cosa, perché questa chiesa è sorta qui? Abbiamo detto che la chiesa di Costantinopoli perché il culto dei bizantini per la Madonna era sacro. Pensiamo alla Madonna delle Armi, pensiamo alla Madonna di Capocolonna, pensiamo alla Madonna di Costantinopoli, di Rente, pensiamo alla Madonna di Tropea, pensiamo alla Madonna di tutti i monasteri perché il culto dei bizantini per la Madonna per la Sacra Vergine, l'Effigie, era fondamentale ed era essenziale. Allora. Ecco, questo aspetto, questa statua era nella chiesa di San Pietro e Paola, distrutta. Costruirono i rendesi, perché proprio in questo posto? Perché molto probabilmente, anche un toponimo, qua giù c'è la località San Pietro, che noi riteniamo che questa località, che è questa valle, che, ci, che, viene, che collega Vennarello dove abbiamo visto giù a Arrente, era la zona dove si ritiene che sorgesse il monastero di San Pietro, di San Pietro e Paolo. Erroneamente a quello che pensava Padre Ferroire Fedele Fonte, certo noi erroneamente, lui ha una, idea, una, una, una ipotesi, noi abbiamo altre fonti che ci testimoniano che il monastero di San Pietro e Paolo non poteva essere i rocchi non poteva essere ai rocchi, ma che era legato alla chiesa emolitano, alla chiesa ecco, di Vennarello e quindi i rendesi costruirono questa chiesa, perché qui c'era una cappella di San Sebastiano a suo tempo, sì. e costruirono questa chiesa più vicina possibile al toponimo che è qua di San Pietro, che è qua è qua sotto. Grazie al professore Rizzuti, perché questa è una storia conosciuta da pochi, però incredibile da raccontare. Un difetto. Perché è chiaro che magari uno rischia di essere disarticolato, perché, perché per le emozioni e le sensazioni sono tante, perché gli anni di ricerca sono stati molti. E allora magari si dà, per, si dà già per scontato alcune cose che i cittadini però magari non riescono a collegare. Però i tempi, i tempi sono questi, i tempi delle trasmissioni sono questi. Speriamo di essere molto più... Uh, diciamo eh, esaurienti e, 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 e preparare qualcosa che possa restare per le future generazioni. Ma infatti approfondiremo la trasmissione certamente a questi tempi, perciò io la ringrazio ancora per essere stata ringrazio, con noi. Ringrazio voi, ma ripeto ancora, ringrazio anche ecco, il consorzio dell'IBCVCBC Calabria. Perché, e lo ripeto, perché oggi bisogna ritornare alla terra. I, i bizantini furono i primi a, ad affermare l'Enfiteuse. Formarono i Sindacus, i sindaco veniva dai bizantini e formarono i Casali. Il Casale era una, come dire, una, una comunità matriarcale dove c'era tutto, il frantoio, le famiglie, e, 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 il, il mulino, c'erano tutto perché? Perché dalla terra veniva la, la risorsa. Le risorse primarie è la terra, se non costruiamo la terra non abbiamo futuro. E' così la natura, il locus amenus. Grazie ancora professore, Grazie a voi. Eh, noi ci rivediamo alla prossima puntata.